Ciao ragazze, ed eccomi qua con un nuovo video tutorial. Dal titolo avrete intuito che si tratta di una recensione e di un'applicazione in diretta del fondotinta Chanel Vita Lumière Aqua. Dunque, io ho avuto questo fondotinta, l'ho acquistato nel 2011, se non ricordo male. Ve ne ho già parlato sul blog, avevo fatto proprio una recensione dettagliata, per cui vi lascio il link nell'info box perché lì c'è scritto veramente tutto per chi volesse leggere il post. Sarò molto più breve, molto più sintetica in questo video perché appunto facendo video molte persone non mi seguono sul blog ma solo su YouTube e quindi voglio far sapere anche loro cosa ne penso. Adesso io ho un sample, vedete, ho un campioncino perché a distanza di questi anni il fondotinta l'ho acquistato, l'ho usato e l'ho finito. E lo ricomprerò, però a distanza di questi anni è uscita finalmente da noi in Italia una nuova colorazione che è la B10, che è quella più chiara in assoluto. Adesso questo è quello che è rimasto ed è quello tra l'altro che ho su adesso. Io adesso sono tutta truccata, ok, però ho il fondotinta, un po' di illuminante, ho la cipria, la Mineral Veil di Bare Minerals che non va a modificare il colore e quindi questo è realmente quello che è il fondotinta e vedrete comunque a fine video più o meno l'applicazione in diretta. Dicevo, dal 2011 è uscita da noi questa nuova colorazione. Io avevo acquistato la BR22, quindi la beige rosé, che io sì ho un sottotono rosato, ma quello era veramente troppo rosato per il mio incarnato e non faceva altro che accentuarlo ancora di più. Il colore di per sé non era scuro, ma quello che era sbagliato era proprio il sottotono troppo rosato. Non mi ci vedevo, però mi piaceva talmente tanto come fondotinta che l'ho usato e l'ho finito. Adesso, infatti, prima di riacquistarlo, e questo è un consiglio che voglio dare anche a voi, prima di ricomprare un fondotinta, se magari io l'ho finito lo scorso anno, quindi se magari passa tanto tempo da che lo avete finito, che avete deciso di ricomprarlo, vi consiglio di riprovare o lo stesso colore, oppure se non vi è piaciuto quel colore, provarne un altro prima di spendere altri soldi. E io ho provato la colorazione B10, innanzitutto. È un fondotinta che ha un'elevata coprenza? Assolutamente no. Questo l'ho specificato in maiuscolo, tra l'altro anche sul post sul mio blog. Chi cerca un'elevata coprenza da un fondotinta, a mio parere, non deve assolutamente prendere in considerazione questo. È un ottimo fondotinta, ma è nato con un altro obiettivo, non con quello di coprire, come ad esempio il Double Wear di Estée Lauder, ma con quello di uniformare l'incarnato, di donare un effetto seconda pelle. Io ho dei rossori e qui ho anche dei brufoletti, adesso sì, qua magari si vede, questo è un po' più forte. Non li ha, io non ho usato il correttore, non li ha coperti completamente, però copre abbastanza bene il rossore, di conseguenza ha camuffato, coperto abbastanza bene questi brufoletti. Ma se soffrite di acne o se avete evidenti imperfezioni o dei rossori veramente pesanti, io soffro di rosacea e ho abbastanza rossori, però non tantissimi e non così evidenti come altre persone, ecco. Se rientrate in questa tipologia di pelle di problemi, io non ve lo consiglio, a meno che voi non decidiate di utilizzare un correttore dopo averlo applicato. Applicate, ma qui ho bisogno di un po' più di coprenza, o tamponate col fondotinta. Se vedete che non basta, applicate un po' di correttore, ecco. Poi lo consiglio ad una pelle normale, secca, mista, misto grassa. Agli eccessi non è consigliato, secondo me. Per eccessi intendo molto secca, molto grassa. Chi ha la pelle molto secca si orienti ad esempio sul Vita Lumière classico, se gli piace questa tipologia di fondotinta dall'effetto luminoso, ecco, si orienti sul Vita Lumière classico di Chanel, che tra l'altro è anche un pelino più coprente. Chi ha una pelle grassa, magari o sul Matte Lumière se lo fanno ancora, restando sempre in casa Chanel, o sul Perfection Lumière da provare, da valutare quello, o su un compatto in polvere, insomma, dipende poi cosa cerca. Questo nello specifico, ecco, secondo me
non va bene per gli eccessi, quindi né per una pelle eccessivamente secca né per una pelle eccessivamente grassa. Per una pelle che magari ha qualche rossore, sì, ha qualche imperfezione, qualche brufoletto sporadico, sì. Se soffrite di acne non avrete assolutamente un'elevata coprenza. Tra l'altro, cosa non meno importante, è che non è oil free. Devo dire la verità, a me lucidano molto meno i fondotinta o non oil free di quelli oil free. E comunque sia, pur non essendo oil free, questo fondotinta non mi fa assolutamente uscire brufoletti. Voi mi potreste dire, vabbè, ma tu l'hai usato anni fa, hai smesso da un anno, come fai a dirlo? Lo dico semplicemente perché nel periodo in cui l'avevo usato, non è periodo prolungato, non mi aveva fatto uscire brufoletti o puntini neri, ma anche riprovandolo in questi giorni, perché io me ne sto parlando dopo aver testato nuovamente il fondotinta per svariati giorni, per cui è tutto assolutamente più che confermato. A livello di lucidità come siamo? L'avevo anche scritto nel post, bene o male a me tutti i fondotinta lucidano, ma confermo ancora una volta quello che avevo scritto, questo di Chanel, il Vita Lumiere Acqua, è il fondotinta tra tutti quelli che ho, tra tutti quelli appunto che ho usato, che mi lucida in assoluto meno degli altri. Non so perché, non so se appunto perché ha una capacità di fondersi con la mia pelle, veramente di seconda pelle, la perfeziona, la uniforma, senza però far strato, senza però riaffiorare e senza venire in superficie. Io non me lo so assolutamente spiegare, ma è il fondotinta, sì, assolutamente il fondotinta che mi lucida meno in assoluto. In foto, tra l'altro, viene molto bene. Come lo applico? Allora, e innanzitutto, a proposito, prima di applicarlo, è un fondotinta che va agitato tantissimo, altrimenti le due componenti all'interno si separano e vi esce praticamente acqua. Per cui va agitato veramente tanto ogni volta che l'ho utilizzato. Quindi, come lo applico? Dopo averlo agitato per bene, io lo applico con il buffing brush di Real Techniques. Lo potete applicare con un duo fibre, però io non mi ci trovo, non mi piace, ve l'ho già detto come la penso su questi pennelli, o con il numero 45 di Sephora. Non l'esclude che voi lo possiate applicare, adesso lo vedete un po' sporco, con un classico pennello da fondotinta. Si stende bene, bene o male con tutti, ecco, poi sta a voi decidere l'applicazione che preferite. Non dovete essere veloci perché tanto non si asciuga subito, tra l'altro non è oil free, però non è un fondotinta che resta cremoso e appiccicoso sul viso, quindi dopo qualche secondo che l'avete steso e appoggiate la mano, sentite che comunque sia si è fuso abbastanza bene con la vostra pelle, ecco, non avete quella sensazione di mamma mia mi resta il fondotinta sulle dita, assolutamente no. Quindi è un bel fondotinta, a me piace moltissimo, resta leggermente luminoso, soprattutto in questa parte, ecco, riuscite a notarlo, non adesso perché ho messo l'illuminante, appena applicato, magari se lo avete provate, in questa parte resta leggermente luminoso e ovviamente potete andare ad applicare sopra una cipria. Se avete una pelle normale, secco, misto, classica, diciamo, normale, e ecco, magari se avete una pelle mista provate con e senza cipria. Se avete una pelle normale secca, secondo me potreste tranquillamente evitare l'uso della cipria. Se invece avete una pelle che tende a lucidarsi come la mia, io vi consiglio assolutamente di fissarlo con la cipria. Ancora una volta dico sempre, se non volete che l'effetto luminoso vada via del tutto, voi usate innanzitutto una cipria opacizzante, sì, ma che non spenga il viso e che non conferisca al viso un effetto gessoso, ma soprattutto applicate la cipria nella cosiddetta zona T e magari qui, ok? Tralasciando questa parte per farla, diciamo, restare un pochettino più luminosa. Ora vi lascio quindi all'applicazione del fondotinta e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!
Iniziamo subito con l'applicazione. Io andrò ad applicare il Vita Lumiere Acqua di Chanel con il pennello numero 45 di Sephora. Zoom magari un altro po'. Ho messo intanto le mollettine, quindi metto un po' di prodotto sul dorso della mano. Vi ricordo che io uso il colore B10, che è la colorazione più chiara. Può sbiancare un attimino il mio viso, vedete, questo è il colore, ma solo perché ho diversi rossori. Poi comunque sia, si uniforma molto bene al mio colore di viso. Quindi con movimenti circolari e poi tiro in giù e sfumo il prodotto. Ed ecco qua, ragazze, il fondotinta applicato, l'effetto che si ottiene. Io, come sempre, non l'ho applicato sulla palpebra né sul contorno occhi, per questo vedete soprattutto questa parte un pochettino più pigmentata, un pochettino più scura rispetto a tutto il viso. Comunque, qua vedete, si nota l'effetto luminoso e questo è appunto il fondotinta appena applicato. Tra l'altro, io ho appena finito l'applicazione e già non lo sento sul viso, per cui non resta appiccicoso al tatto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemelo sapere tra i commenti e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!